Per salutare Favignana, Maurizio e Giancarlo si sono portati, no, ci siamo portati in questo luogo fortemente evocativo, vero Maurizio? Sì, la prima volta posto, che tu lo vedi. Posto mozzafiato, io credo, che lascia, che veramente ti precipita in un'altra epoca e in un altro tempo, veramente straordinario. Siamo nello stabilimento Florio, il luogo dove veniva lavorato il tonno, che era la risorsa, io credo, fondamentale di Favignana. Favignana è un posto straordinario, assolutamente bellissimo, ma questo è un posto veramente unico. Qui siamo tra i canti dei tonneroti che evocano una stagione che non c'è più, ormai tramontato, un mondo antico, una ritualità quasi religiosa, no? Nel rapporto tra l'uomo e l'animale, poi nella crudezza e anche se vogliamo nella crudeltà di questa pesca, però abbiamo anche, come dire, il tum 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 di sottofondo dei ragazzi che vengono qui a divertirsi una domenica sera, che è un segno di vitalità, se sì, vuoi. Io credo il tempo evolva, il tempo regali la bellezza a ogni epoca, però io credo che il mantenimento della tradizione è un luogo come questo faccia capire quanto la memoria sia identità. Io ho solo una speranza, anche un desiderio, quello di rivederci a Favignana con un'altra edizione del nostro Come Profondo il Mare. Ci vengo sicuramente. Abbiamo concluso questa terza edizione del festival Come Profondo il Mare, Festival del Noir Mediterraneo a Favignana, ormai un festival riconosciuto a livello nazionale. Sono stati 4 giorni straordinari per la qualità e il livello degli autori, il livello della discussione, l'attenzione del pubblico, sempre numerosissimo, straordinariamente numeroso. Credo che sia un successo perché dimostra che oltre alla bellezza del mare, delle nostre coste, della nostra natura, di questo luogo che racchiude storia e memoria, il turismo può beneficiare nelle nostre isole anche di un'offerta culturale che incontra momenti piacevoli di intrattenimento e anche, come è stato stasera con Maurizio Di Giovanni, di ironia e di divertimento. Appuntamento al prossimo anno.